ascoltando questo pezzo, a parte che insomma, appunto, spicchi di vita della nostra storia, ma avete visto come le musiche sembrano più recenti della grafica? Perché questo? Perché la tecnologia va talmente veloce, questa qui è tutta una storia di Indra praticamente. In 19 anni, cioè dalla prima canzone all'ultima, noi, forse che abbiamo voluto invecchiare, ci sembra un pezzettino molto piccolo, no? Però sono passati 20 anni e la tecnologia si è completamente trasformata. E noi siamo in un mondo in cui la trasformazione non soltanto non è finita, ma accelera. Siamo in un mondo, quindi 19 anni dopo, che è completamente diverso da 20 anni fa, dove internet è una cosa che è utilizzata ormai da tutti, mentre allora era ancora per pochi. Quindi si è democratizzato moltissimo, anche in Italia, perché se ne dica di Chrome, eccetera, lo utilizzano tutti, soprattutto sui telefoni, soprattutto in un mondo che oggi oltre ai 350 milioni di PC all'anno che sono venduti, ci sono 350 milioni in Italia, ci sono 1,5 miliardi di smartphone. Andremo in pochi anni in un mondo con questi dispositivi che saranno 3 miliardi di pezzi, ma in un mondo che continua a cambiare, quindi 3 miliardi di oggetti, ma 20 miliardi con oggetti wearable che utilizzeremo in un modo o in un altro, e soprattutto presto 200 miliardi di pezzettini di computer all'interno delle cose, delle macchine, delle macchine del caffè, dei muri, delle vetrine, eccetera. Quindi un mondo in evoluzione continua. Oggi dei dispositivi, domani un internet diffuso con un'intelligenza, come dice il nostro CEO, dell'ambiente, quindi l'ambiente che ci riconosce, con cui potremo interagire con interfacce naturali, eccetera, eccetera. E noi ovviamente siamo l'azienda, una delle aziende, ma noi pensiamo di essere un pochino avanti rispetto alle altre, che si prepara per questo futuro. Quindi siamo un'azienda di piattaforma, una piattaforma per primi nel mondo, saremo la piattaforma unica su tutti i dispositivi, non solo quelli conosciuti, ma anche quello dell'internet delle cose. Vedete qui alcuni scenari che sono, ogni tanto sembrano fantascienza, ma che è già una realtà, di tutte le integrazioni che noi possiamo avere, e sarà con il mondo Windows, e quindi con Windows 10 di cui avete probabilmente sentito parlare e che Andrea magari ci mostra, quindi se volete vederlo poi Andrea girerà. Ecco, Windows 10, a parte l'interfaccia, il fatto che abbiamo preso dei feedback dagli utilizzatori, che lo stiamo ancora migliorando per permettere a tutti di trovare un'interfaccia familiare e che, su cui siamo a nostro agio, ma soprattutto per la prima volta saremo la prima azienda ad avere lo stesso OS che gira su tutte le piattaforme, che vuol dire per uno sviluppatore sviluppare una volta e andare su tutte le piattaforme esistenti, e per noi utilizzatori di avere un'esperienza che è uguale qualunque sia il dispositivo. E poi l'interazione vuol dire che una musica cercata qua, quando entri nella macchina non devi andare a collegare un dispositivo, la macchina ti trasmette la musica che tu hai scelto il giorno prima. E la stessa cosa quando tu sarai dal dentista sul totem del dentista, piuttosto che in una vetrina in un negozio. Quindi dopo questo per dire che non è più l'informatica dove tu ti devi avvicinare a un dispositivo, ma sarà l'informatica dove tu sei conosciuto dall'ambiente e ricevi i tuoi servizi ovunque tu sia. Questo è il mondo di domani, questo è il mondo che Microsoft sta costruendo. Ovviamente questo qui è un mondo che è diverso da quello di 19 anni fa.